presentare la campagna di una canzone che ormai è diventata. Com'è nata? Ma la canzone è nata in una maniera molto spontanea, nel senso che ho ricevuto il messaggio su Instagram di una ragazza che mi segue, che mi ha scritto una cosa molto semplice: sono una ragazza di stress e ho detto molto utili le canzoni didattiche che fa. E questo messaggio, oltre a farmi molto piacere, mi ha dato anche là un po' per pensare di scrivere una canzone dedicata alla dislessia. Partendo anche da un mea culpa, io ho insegnato per 2 anni nelle scuole e mi sono detto, ma quanto ne so io, che dovrei anche avere una formazione riguardo alle tematiche di ASIA sul mondo di ASIA. Ho detto, forse troppo poco, allora forse c'è bisogno di parlare di una tematica così, di cui se ne parla sempre troppo poco. Però abbiamo fatto come piace a noi, ci metto dentro anche Michele, mio fratello, che è coautore di questo pezzo e di tutte le altre canzoni che abbiamo scritto, a spostare il punto di vista, a raccontare la dislessia in una maniera un po' diversa, nel quotidiano, attraverso una storia d'amore fra un ragazzo dislessico e una ragazza. Dislessia, ma anche il congiuntivo, la legge di Keplero, quali sono i prossimi obiettivi? Ma ci sono tanti progetti, stiamo lavorando a un progetto sempre legato alla scuola, al mondo della scuola e della dispersione scolastica, che è un'altra cosa che mi sta molto a cuore, perché così tanti ragazzi pensano che la scuola non sia così importante, perché chi studia viene sempre additato come secchione, chi sta in fondo a fare casino invece è quello ganzetto, è quello figo. Ecco, questo secondo me è un cliché da ribaltare, ci stiamo lavorando. Hai insegnato matematica, la matematica è lo scoglio per tante persone. Come si potrebbe fare per renderla la matematica greco e latina? Allora, la matematica è uno scoglio perché è difficile e non si può prescindere da questa cosa qua, è difficile e faticosa, però bisogna far capire quanto sia importante. Io ho proprio scritto anche un libro che si chiama È tutto calcolato, dove provo a far vedere quanto la matematica si avvicina alle cose che facciamo nella vita di tutti i giorni. Secondo me questa potrebbe essere una chiave. Un professore di matematica non può fare liste, disequazioni, equazioni senza spiegare perché tu stai facendo tutte quelle cose. Bisognerebbe subito far vedere delle applicazioni concrete a quello che stai studiando. Quello forse potrebbe essere la chiave.